Dopo forse più di un mese, mi perdonerete, ma abbiamo avuto anche l'inizio della scuola che ci ha impegnato notevolmente. Riprendo la dottrina cristiana con voi, proseguendo il lavoro sul capitolo del libro di Colomba Marmion, Il sacrificio eucaristico. Ma prima preghiamo insieme il Signore. Pater noster, qui es in cieli, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora riprendiamo il nostro lavoro, un lavoro semplice, puntuale, partendo dal testo di un grande maestro di cristianesimo come l'abate Colomba Marmion. E vi dicevo, siamo al capitolo sul sacrificio eucaristico, stiamo avanzando nel paragrafo 4, nella parte quarta di questo capitolo, che parla dei frutti della messa. È chiaro che la cosa utile è quella di riandare indietro. I video sono numerati, ci sono, per capire la logica, di tutto una riflessione che ci dà la logica della verità cristiana. E i frutti della messa sono infiniti, non c'è niente, che dà più gloria a Dio della Santa Messa. Dio non può trovare omaggio più perfetto di questo che contiene e supera tutti gli altri, scrive Colomba Marmion. Inizia nella seconda parte di questo paragrafo 4 del capitolo sul sacrificio eucaristico a elencare specificatamente. Dice che il santo sacrificio della messa è sorgente di confidenza e di perdono, vero sacrificio propiziatorio, primo, secondo, azione di grazia per eccellenza, terzo, sacrificio di impetrazione. Li vedremo man mano, non so quanto riusciremo a fare in questo breve incontro. Certo che dobbiamo chiedere la grazia di avere uno sguardo di fede. Non si può capire il valore immenso della Santa Messa, del sacrificio di Cristo, del sacrificio eucaristico, se non dentro la fede. E la fede è avere lo stesso sguardo che Dio Padre ha su Gesù Cristo, che si immola, che si offre per noi. Tutto questo noi lo riceviamo da Dio stesso, il dono immenso del Figlio suo fatto uomo, che si dona in oblazione sulla croce per noi, in sacrificio redentivo. Tutto questo che è la Santa Messa, perché la Santa Messa è Gesù Cristo, nell'azione della sua salvezza, noi la riceviamo da Dio Padre, ma attenti, noi la riceviamo anche dalla Chiesa. Permettetemi di fare una premessa alla dottrina di oggi. Forse prenderà gran parte dell'incontro, ma penso sia molto, molto, molto urgente sottolineare questo. Cioè, la Messa, Gesù Cristo stesso, noi lo riceviamo da Dio Padre, ma lo riceviamo dalla Chiesa. La messa la riceviamo da Dio Padre, da Gesù stesso, ma la riceviamo dalla Chiesa. In questi giorni io ho scoperto una bellissima agiografia, un libro della Città Nuova edito anni fa, scritto da Fabio Ciardi, sul fondatore degli Oblati di Maria Immacolata.
Eugenio de Manetho, Eugenio de Manetho, un carisma di missione e di comunione. È un libro che, se riuscite a trovare ancora tra i vecchi libri, tra quelli che si possono acquistare magari via internet, beh, vi consiglio di prenderlo, perché è poderoso. Utilizzando molte volte direttamente i testi, le lettere, gli scritti di questo grande sacerdote, vescovo, fondatore di una congregazione importantissima, missionaria, Eugenio de Manetho, utilizzando i suoi testi, ci rieduca all'amore a Cristo per mezzo di Maria, ma all'amore infinito alla Chiesa. Guai noi se andassimo avanti sulla meditazione della Messa, del sacrificio eucaristico, dimenticando che tutto questo non si può disgiungere dalla Chiesa. Guardate, il pericolo è grande. Quando la Chiesa mostra momenti di forte crisi, la grande tentazione demoniaca è di costruire un cristianesimo senza la Chiesa, prendendo i doni della Chiesa stessa, tra i quali la Messa, e utilizzarlo contro la Chiesa stessa, illudendosi così di fondare una Chiesa più pura. Questo è eretico, non è solo scismatico. La Chiesa è una, santa, cattolica, apostolica, romana. Una, non ce ne sono due. Allora, prima di iniziare la riflessione, il proseguo della riflessione sul sacrificio eucaristico, permettetemi di leggervi alcune lapidarie frasi scritte da Eugenio de Manetho. Scriveva: come è possibile separare il nostro amore per Gesù Cristo da quello per la sua Chiesa? Rileggo: come è possibile separare il nostro amore per Gesù Cristo da quello per la sua Chiesa? Questi due amori si confondono. Amare la Chiesa è amare Gesù Cristo e viceversa. Ma dovremmo scriverla questa cosa nella stanza principale, sul muro della stanza principale della nostra casa. Questi due amori si confondono. Amare la Chiesa e amare Gesù Cristo e viceversa. Amare la Chiesa è amare Gesù Cristo. Poi spiega: si ama Gesù Cristo nella Chiesa perché essa è la sua sposa immacolata, uscita dal costato aperto sulla croce, come Eva è uscita dal primo Adamo. Il primo frutto della Messa è la Chiesa stessa, uscita dal costato di Cristo. Il Verbo divino nell'incarnazione si è unito alla natura umana, e questa unione è così perfetta che nell'uomo Dio c'è una sola persona, quella del Verbo. Rileggo, Il Verbo divino nell'incarnazione si è unito alla natura umana, e questa unione è così perfetta che nell'uomo Dio c'è una sola persona, quella del Verbo. Non ci sono due persone, due nature, unione perfetta, un'unica persona, quella del Verbo. Tuttavia il genere umano, unito così in uno solo dei suoi membri, nel nuovo Adamo che è Gesù Cristo, era chiamato dalla misericordia dell'Altissimo ad avere in tutti i suoi membri una partecipazione reale a quella ineffabile unione della natura divina e della natura umana nel Verbo fatto carne. Siamo chiamati a partecipare a questa unione della natura divina e della natura umana nel Verbo. Gesù Cristo doveva misticamente associare a sé i figli degli uomini per formare con loro un tutt'uno, lasciando tuttavia sussistere la personalità propria di tutti quelli che gli si sarebbero uniti. È come in Gesù Cristo, e come in Gesù Cristo non c'è che una sola persona, così tutti i cristiani devono formare con lui un solo corpo. Egli ne sarà il capo ed essi le membra. Riprende San Paolo. È la Chiesa una, Cristo totale.
va avanti Eugenio de Malaiseau. E lui scrive queste cose in un periodo molto difficile. Da giovinetto ha subito gli effetti della persecuzione, sta 10 anni in esilio dalla Francia, gira l'Italia, Venezia, Palermo, ritorna in Francia, ma siamo poi nel periodo napoleonico, voi pensate, con grandi difficoltà interne alla Chiesa oltre che esterne. Napoleone tenta di fare una Chiesa staccata da Roma, fa risuscitare il gallicanesimo a suo uso e costume e consumo. Ma quindi molti che non vedono bene il Papa di allora, Pio VII, che sembra andare troppo verso Napoleone, poi Napoleone che reagisce contro Pio VII, perché il Papa si ferma. Allora ci sono tutte le fazioni, non la faccio lunga, leggiamo un po' di storia della Chiesa sul serio, smettiamola di pensare che il passato sia stato tutto tranquillo. Ebbene, in questa situazione... Quest'uomo, così fiero di sé, di origini nobiliari, così fiero di sé, del suo giudizio, non aveva sempre espressioni tenere per il Papa di turno, per il carattere del Papa di turno, a un certo punto capisce che bisogna amare la Chiesa sopra ogni cosa e arriva a prendere delle decisioni importantissime. A un certo punto dice ai suoi figli, prima scrive alla madre una lettera che non lo vuole lasciare andare al sacerdote, lui vuole diventare sacerdote per aiutare la Chiesa che è in condizioni penosissime in Francia, dopo la rivoluzione francese e con il periodo napoleonico la Chiesa in mezzo alla gente è praticamente quasi scomparsa. Per decine di anni la gente non è venuta più a contatto con i sacramenti e con l'educazione religiosa, con l'istruzione religiosa. Allora, scrivendo alla madre, implorandola di non impedire il suo sacerdozio, scrive: «Non negate, mia cara e buona madre, a questa povera chiesa, così orribilmente abbandonata, disprezzata, calpestata, e che tuttavia ci ha tutti generati a Gesù Cristo, non negate l'omaggio che 2 o 3 individui in tutta la Francia, del cui piccolo numero mi stimo così felice di appartenere, vogliono darle, vogliono farle della loro libertà e della loro vita. E perché vorreste che ritardassi ancora a impegnarmi a dedicarmi alla sposa di Gesù Cristo, che questo divin maestro ha formato con l'effusione del suo sangue, tutti gli istanti di una vita che ho ricevuto solo per impegnarla per la più grande gloria di Dio?» E poi scrive, più tardi, non alla madre, ma ai suoi fratelli nel sacerdozio: «Mi sono consacrato al servizio della Chiesa perché era perseguitata, perché era abbandonata». Ma abbandonata nel suo stesso interno, nella confusione dei vescovi, dei sacerdoti, alcuni avevano giurato fedeltà alla Costituzione, altri erano stati con Roma, altri non sapevano che pesci pigliare. La Chiesa era abbandonata dai suoi figli. Lui decide di dedicare la vita a questa sposa, alla sposa di Cristo, nostra madre. Vedevo la Chiesa minacciata dalla più crudele persecuzione. Si diceva che l'imperatore aveva in animo di provocare uno scisma e io mi sentivo il coraggio di superare tutti gli ostacoli, di affrontare tutti i pericoli. Il pensiero che forse molti avrebbero seguito l'imperatore se egli avesse provocato il distacco della Chiesa di Francia dalla Santa Sede mi tormentava tanto che non saprei dirlo e mi faceva desiderare vivamente di offrirmi al loro posto alle persecuzioni del tiranno. Il mio coraggio si esaltava al pensiero della debolezza che temevo in alcuni. Sentite qui, entrai nel seminario di San Sulpizio col desiderio, meglio, con la precisa determinazione di dedicarmi nel modo più completo al servizio della Chiesa nell'esercizio del ministero più utile alle anime, alla cui salvezza desideravo ardentemente di consacrarmi. Quando ero in seminario pensavo spesso a come rendermi utile il più possibile alla Chiesa Nostra Madre,
verso la quale il Signore mi ha fatto la grazia di avere sempre un affetto filiale. L'abbandono in cui la vedevo era stato una delle cause determinanti per la mia entrata nello stato ecclesiastico, vocazione che avevo creduto riconoscere sin dall'adolescenza, ma che allora non avevo potuto seguire a causa degli avvenimenti della rivoluzione, che obbligò la mia famiglia a trasferirsi da un paese all'altro con una emigrazione che per me durò 10 anni. Dopo il mio rientro in Francia, ero straziato nel vedere disprezzare il servizio degli altari da quando la Chiesa non aveva più ricchezze, prebende da offrire alla sacrilega avidità delle famiglie più o meno distinte del mondo. Io credetti di non poter differire oltre la risposta alla chiamata della grazia per lo stato in cui versava la Chiesa. Allora andiamo avanti. Eugenio De Mane Zode, vediamo se riesco. Andiamo avanti nella nostra meditazione sulla Santa Messa, amando la Chiesa, ricevendo la Messa dalla Chiesa stessa, edificando con la Messa la Chiesa stessa. Stiamo attenti a tutti quelli che vogliono appartenere a un angolo della Chiesa, a una nicchia pura. Non esiste la nicchia pura, esiste la Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica. La confusione può essere tanta, noi dobbiamo amare la Chiesa, amare il Papa, amare i Vescovi, non c'è un'altra Chiesa, non c'è un'altra Chiesa. Certo, chiedendo integralmente di seguire il percorso della tradizione, ma lo riceviamo dalla Chiesa stessa, la tradizione è della Chiesa, non è di qualche cosa d'altro. Il grande inganno sarebbe scegliere tra la tradizione e la Chiesa, vanno insieme. Come la Chiesa non ci può chiedere di rinunciare alla tradizione, così la tradizione non ci può chiedere di rinunciare alla Chiesa. È difficile? Beh, chiede un cammino di santità, chiede un percorso umile, fatto di preghiera. Andiamo avanti. Allora, paragrafo 4, il santo sacrificio della Messa è ancora una sorgente di confidenza e di perdono. Adesso fermiamoci un poco su questo. Quando siamo sopraffatti dal ricordo delle nostre colpe e cerchiamo il modo di riparare le nostre offese e soddisfare con più pienezza alla giustizia divina, affinché le pene del peccato ci vengano rimesse, non possiamo trovare mezzo più efficace e più rassicurante della Messa. Ascoltate ciò che dice il Concilio di Trento. Per mezzo di questa oblazione della Messa, Dio placato accorda la grazia e il dono della penitenza, rimette i delitti e anche i peccati più enormi. Citazione di Trento. Non c'è cosa più utile dell'assistenza alla Messa quando ci sentiamo oppressi dal peccato. E che inganno quelli che differiscono l'andare a Messa perché si sentono nel peccato. È un inganno diabolico. Prima vogliono essere a posto, poi andranno a Messa. No, vai subito a Messa. Perché placa Dio e ottiene le grazie e ottiene il perdono anche per i peccati più gravi. Attenti però, la Santa Messa rimette forse direttamente i peccati? No, questo è importante dirlo, perché gli anni passati dicevano la Messa ha tutto, contiene anche in sé la confessione, allora non è necessario confessarsi, no, questo è un errore grande. La Messa non rimette direttamente i peccati, questo è riservato al sacramento della penitenza o confessione o alla contrizione perfetta. Ma la Messa contiene delle grazie abbondanti e potenti che illuminano il peccatore e gli ispirano atti di pentimento e di contrizione che lo condurranno a penitenza
e gli renderanno per suo mezzo l'amicizia di Dio. Semplifico. Allora, la messa è una grazia potente in sé che ti induce al pentimento e illumina il tuo pentimento e ti predispone a una buona, buonissima confessione. Allora, arriviamo un po' al pratico. Sei in stato grave, non hai fatto in tempo di confessarti ancora, differisci l'andare a messa, anche una messa feriale, o vai a messa ad assistere alla messa così che ti prepari quando sarà possibile, il più possibile, prima alla confessione? Vai subito a messa. E in quell'assistenza trovi la grazia. Attenti, è che molti aspettano di essere puri, santi, innocenti per assistere bene alla messa. C'è un infantilismo in questo. Perché la messa predispone potentemente alla grazia del perdono, predispone e illumina alla vera penitenza. Se ciò è vero del peccatore non ancora assolto dalla mano del sacerdote, sarà vero soprattutto delle anime giustificate, quelle che sono in grazia di Dio, che cercano per la loro colpe una soddisfazione completa, per quanto sia possibile, la quale possa colmare il loro desiderio di riparazione. Cioè, uno che è già in grazia di Dio desidera riparare i peccati passati, desidera riparare il peccato del mondo, non c'è niente di meglio dell'assistenza alla Santa Messa. Facciamo della Messa il cuore della nostra vita, facciamo diventare quotidiano questo, quando possiamo, essendoci realmente, altrimenti unendosi, ma con una precisione, non così vagamente, scegliendo magari un orario, mi unisco alle messe celebrate. Se non posso, metti un orario, mi unisco, perché se uno fa troppa poesia poi non è concreto. Perché ciò? Perché la messa non è soltanto un sacrificio di lode o un semplice ricordo di quello della croce, ma è un vero sacrificio di propiziazione. Vero sacrificio di propiziazione, il primo aspetto della messa. Istituito da Cristo per applicarci ogni giorno la virtù redentrice dell'immolazione della croce. Ogni giorno ci applica la potente grazia della sua croce, l'ora di immolazione per noi, ce l'applica nella messa, in ogni messa. Perciò noi vediamo il sacerdote, che possiede già l'amicizia di Dio, offrire questo sacrificio per i suoi peccati, per le sue offese, per le sue negligenze innumerevoli. Il sacerdote innanzitutto, per sé, per i suoi peccati, per le sue offese, per le sue negligenze innumerevoli, offre il sacrificio. La vittima divina placa Dio e ce lo rende propizio. Quando dunque il ricordo delle nostre colpe ci turba, offriamo questo sacrificio. Cristo è offerto per noi, agnello di Dio che cancella i peccati del mondo e rinnova ogni volta che è offerto l'opera della nostra redenzione. Scrive Colomba Marmion: quale confidenza dobbiamo avere in questo sacrificio di espiazione? Di qualunque gravità siano le nostre offese e la nostra ingratitudine, una santa messa dà più gloria a Dio che non gliene abbia tolta, per così dire, tutto, che non gliene abbiano tolte tutte le nostre ingiurie. Rileggo perché ho letto male. Di qualunque gravità siano le nostre offese, la nostra ingratitudine, una santa messa dà più gloria a Dio che non gliene abbia tolta, per così dire, tutte le nostre ingiurie. O Eterno Padre, guardate questo altare, guardate il vostro Figlio che mi ha amato e si è dato per me sul Calvario, che ora vi presenta per me le sue soddisfazioni. E dimenticate queste colpe che ho commesse contro la vostra volontà. Io vi offro questa oblazione in cui trovate le vostre compiacenze, in riparazione di tutte le ingiurie fatte alla vostra Divina Maestà. Una simile preghiera è certamente ascoltata da Dio, perché si appoggia sui meriti del Figlio prediletto, che ha espiato tutto
con la sua passione. Vedete, la questione della misericordia di Dio è una questione seria, non possiamo lasciarla ai cattolici progressisti. È il cuore dei cattolici tradizionali. Una sola santa messa, dice. Una sola santa messa. Dà più gloria a Dio di tutto quello che ha potuto togliere il peccato del mondo. Ecco perché la Chiesa è fiduciosa nella conversione dei peccatori. Non può disperare contro lo Spirito, disperare della salvezza, non solo di sé ma di qualcun altro. Stiamo attenti a non fare una tradizione che non esiste. Altre volte ci domina il ricordo delle misericordie del Signore. Il beneficio della fede cristiana, che ci ha aperto il cammino della salvezza e fatti partecipi di tutti i misteri di Cristo, nell'attesa dell'eredità della beatitudine eterna. Una moltitudine di grazie che dal battesimo in poi si spargono sul cammino di tutta la nostra vita. Quando riguarda dietro a sé l'anima, è come sopraffatta alla vista delle grazie innumerevoli di cui Dio a piene mani l'ha colmata. Allora, sbalordita di essere l'oggetto delle compiacenze divine, esclama: Signore, che posso rendervi io, povera creatura, per tanti benefici? Che posso rendervi che non sia indegno di voi, benché voi non abbiate bisogno dei miei beni? È tuttavia giusto che io riconosca la vostra bontà infinita verso di me. Io provo questo bisogno in fondo al mio essere. Come soddisfarlo in modo che sia nello stesso tempo degno dei nostri benefici, dei vostri benefici e della vostra grandezza, oh mio Dio? È il grido del sacerdote dopo la comunione all'ostia che risposta mette la Chiesa nelle sue labbra. Calice salutare accipiam, io prenderò il calice della salvezza. Mi fermo. E allora andiamo avanti nel contemplare l'immensa bellezza e verità e grandezza e forza della messa di Cristo. Ma ricordiamoci che è la messa della Chiesa, ricevuta dalle sue mani, dal suo cuore, da lei che nasce dal costato di Cristo, aperto al Calvario.